Siamo con il divulgatore scientifico Luca Perri, ospite del Festival della Sintesi. Come si coniugano scienza e brevità? In maniera difficoltosa, in realtà, e più che altro potenzialmente pericolosa, nel senso che la scienza è un sistema complesso, che non vuol dire complicato, vuol dire che va osservato da tanti punti di vista, perché altrimenti si rischia di finire in banalizzazioni e di trovare delle soluzioni sbagliate. E purtroppo spesso la brevità ci porta a inseguire queste semplificazioni estreme e quindi bisogna stare molto molto attenti, bisogna lavorare in team, in squadra, magari da discipline diverse, e ognuna con la sua brevità magari riuscirà alla fine a dare un contributo che possa essere ottimale e appunto non una banalizzazione. Il tuo contributo di questa sera è parlare degli Ig Nobel, che sostanzialmente, come alcune ricerche che possono sembrare bizzarre, invece contribuiscono al progresso scientifico. Esatto, sono delle ricerche che apparentemente sono assurde, apparentemente sono uno spreco di tempo e di energie, in realtà nascondono dei grandi insegnamenti e la scienza funziona così, si parte da una curiosità che magari ci sembra completamente inutile, ma poi con questa curiosità si arriva a una soluzione che viene poi riciclata in tanti altri ambiti e alla fine buona parte di quello che noi abbiamo, sia come conoscenza che come tecnologia, ad esempio nella nostra quotidianità, deriva appunto da ricerche apparentemente insensate. Ci puoi fare un esempio? Ah, un esempio, diciamo, molto molto quotidiano: se noi prendiamo uno spaghetto per l'estremità crudo e proviamo a fletterlo, questo si spezza non in due parti, ma si spezza spesso in tre o quattro parti. Questa cosa ossessionava un premio Nobel per la fisica, Richard Feynman, il quale ha passato anni a spezzare spaghetti per cercare di capire perché non si spezzassero in due. Dalla ricerca noi siamo riusciti a trovare una soluzione e da quella soluzione, apparentemente inutile perché in fondo chi se ne importa di uno spaghetto, oggi noi abbiamo tratto le nuove modellizzazioni su come funziona ad esempio il DNA all'interno del nucleo della cellula, oppure noi stiamo progettando dei tiranti per ponti molto più sicuri grazie a questa ricerca.